Prima di iniziare questo video voglio dirvi una cosa molto importante. Innanzitutto, questa è la mia esperienza, quindi parlo per me e vi consiglio, se avete dei problemi, di affidarvi a qualcuno di esperto, ad un dermatologo, perché sarà lui ad indirizzarvi verso la cura adatta per la vostra pelle. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Volevo sfruttare nel mio sfondo anche questi bellissimi fiori, quindi eccoci qui. Ma non c'entrano nulla col video che voglio filmare oggi, ovvero il video update, diciamo, sulla situazione della mia pelle. Ha quasi un anno. Voglio fare questo video sia perché voglio fare un piccolo aggiornamento, sia perché molto spesso ricevo dei messaggi su questo argomento e capisco in pieno la situazione che viene descritta in questi messaggi. Quando ce li avete e vedete gli sguardi degli altri che vanno solamente sui brufoli, non è carino. Nella maggior parte dei casi, come una situazione di disagio, cosa che non dovrebbe essere. L'altro, nel mio caso, erano dovuti ad un problema ormonale, quindi io non potevo farci nulla se non fare delle cure e curarmi con dei medicinali. Ho cercato di tenervi il più aggiornato possibile su Instagram, infatti se non mi seguite molto male, vi lascio il link nell'info box come al solito, però insomma adesso per chi non avesse visto il video che avevo fatto l'anno scorso vi faccio un piccolo riassunto di qual è stato il mio percorso, diciamo, e poi vi racconto le novità. Nel gennaio del 2016 incominciano a spuntarmi diversi brufoletti in questa zona qui soprattutto. E la situazione nei mesi peggiora sempre di più. Non era una situazione, diciamo, gravissima, però un disagio per me. Quindi già qualche mese dopo ho deciso di fare una visita dermatologica perché non capivo che cosa fosse successo. Non avevo mai avuto brufoli, non avevo mai avuto problemi prima, quindi mi sono un attimo spaventata, ho detto, boh, che cosa sta succedendo? Ho fatto una prima cura con un prodotto che mi ha distrutto completamente il viso, mi ha completamente screpolato questa zona. È normale che i prodotti e le cure per l'acne screpolino un po' questa zona qui, però io non riuscivo più a parlare, quindi alla fine ho smesso, l'ho fatta per 3 settimane e poi ho detto vabbè, ciao, basta. Mi sono messa una crema super idratante che mi hanno dato in farmacia, che veramente mi ha risolto la situazione. E tra l'altro la sto continuando ad usare, ma ora non ce l'ho qui. Ho tutti gli altri prodotti, ma non ho quella. Ho interrotto questa cura e per un annetto non ho più fatto nulla, spaventata. Il 3 dicembre 2018 sono andata invece da una nuova dermatologa e mi ha prescritto un'altra cura, un altro ciclo di cure, anche questa volta a base di crema con degli integratori a parte. E diciamo all'inizio anche lì mi si è distrutta la pelle, poi soprattutto era dicembre, quindi il freddo aumenta ancora di più questo effetto collaterale, chiamiamolo così, però d'estate comunque sì, d'estate non si può fare una cura a base di isotretinoina come la facevo io perché non è compatibile col sole, vi ustionerebbe e non andrebbe assolutamente bene. Ricevo spesso dei messaggi da persone che hanno iniziato una cura a base di isotretinoina o comunque una forte cura per l'acne e spaventate perché appunto si secca tantissimo la pelle. È normale perché diciamo è come se dovesse togliersi uno strato e la situazione peggiorerà, vedrete sempre più brufoli e non spaventatevi perché non vuol dire per forza che la cura non sta funzionando. Molto spesso nelle prime 2 settimane il peggioramento è normale, anche 3, diciamo. Probabilmente questa volta non ho avuto problemi con questa cura perché mi è stato consigliato di applicare la crema non tutti i giorni all'inizio, ma alternarla una sera sì, una sera no, oppure 3-4 sere a settimana per far abituare la pelle, per evitare subito la screpolatura. Si seccheranno anche le labbra, quindi io mi sono armata di burro cacao, questo qui è quello che mi ha salvato la vita, anche lui come tanti altri prodotti che vi farò vedere di La Roche-Posay, Cicaplast Lèvres e
questo qui è molto molto idratante. So che uno degli effetti collaterali delle cure a base di tretinoina anche via orale è il fatto che si secchino un sacco gli occhi. State attenti se portate le lenti, cercate di inumidirli sempre. Continuiamo ora con la storia. Ho fatto questa cura quindi da dicembre a marzo, a metà fine marzo dell'anno scorso. Per questo vi dico che il video passato ha quasi un anno, perché io ero andata a fare la visita di controllo e poi avevo fatto quel video. Per quanto mi riguarda, nella mia esperienza la situazione è migliorata subito. Io dopo 3 settimane non avevo più nessun brufolo, anche quelli che erano venuti, perché appunto ci sta il peggioramento, erano scomparsi, e quindi io a marzo era come se non avessi mai avuto brufoli, non avessi mai avuto problemi. A marzo ho dovuto sospendere la cura perché, per quanto ne so, per quanto mi è stato detto, la cura a base di isotretinoina può essere fatta fino a 4 mesi, poi bisogna togliere appunto questo ingrediente dalla cura e o decidere di sospenderla oppure fare una cura, diciamo, di mantenimento con altri prodotti. A marzo quindi ho sospeso la cura e diciamo che ho iniziato una sorta di cura di mantenimento con questa crema di La Roche-Posay, si chiama Effaclar Duo, e questa qui è quella normale, perché vi dico così, dopo lo scoprirete. Questa qua tra l'altro è la seconda che ricompro, perché la prima l'avevo finita, e sono andata avanti così da marzo fino a fine giugno, quando a fine giugno mi è stato proprio detto di non fare più nulla, perché insomma non potevo comunque andare avanti con prodotti forti, perché non andava bene farlo d'estate. Io ho passato un'estate con una pelle meravigliosa, era bellissima, non avevo più nessun problema. Sono tornata a settembre e sono tornati tutti i brufoli. Ci sono rimasta malissimo perché pensavo di aver risolto, diciamo, la situazione. Quindi grazie al cielo avevo un appuntamento il 27 settembre di quell'anno appena passato, e quindi ho dovuto ricominciare con la prima cura che avevo fatto, quindi quella sotto forma di crema, fatta fino a gennaio, a fine gennaio, il 27 gennaio di quest'anno, quando appunto passati 4 mesi ho dovuto togliere dell'isotretinoina, e comunque adesso sto andando avanti con un'altra cura. Tra l'altro sono stata anche al mare, quindi l'ho dovuta sospendere per un tot di tempo, e mentre ero al mare avevo una pelle bellissima. Poi vabbè, se vi abbronzate, anche quelle 2 o 3 macchioline che avete dei brufoli non si vedono neanche più, ed era stupendo. Anche la cura che sto facendo adesso, che non è a base di isotretinoina, è abbastanza forte. Ho scoperto che era la prima cura che avevo fatto in assoluto che mi aveva distrutto la pelle, e era appunto lo stesso prodotto, però in questo caso diciamo che non ho avuto particolari problemi. Sarà che non la applico tutte le sere, se vedo che ho comunque già la pelle abbastanza sensibile, abbastanza secca. Tipo al momento, adesso vi faccio uno zoom per farvi vedere la situazione, non è tanto carino, però vabbè. Al mattino ho sostituito il correttore che usavo prima con questa crema qui, che è la versione colorata di quella che vi ho mostrato prima, e secondo me questa crema è una bomba. Diciamo che non è tanto tanto coprente, perché è una crema colorata, sì, però resta comunque una crema. Può essere considerata più o meno come una BB cream, ma questa qui è curativa, perché come la sua sorellina sono delle creme anti macchia, anti recidiva e anti imperfezioni. Quindi oltre a coprirvi, oltre a farvi da base, curano un pochino. Per quanto riguarda i detergenti, quelli che ho utilizzato durante le cure sono stati questi due, più un altro che ora non ho più da almeno un annetto, perché mi è stato sostituito con questo qua, che vi giuro penso sia una delle cose peggiori che abbia mai provato. Sa di cloro, sa di chimico in una maniera assurda. Sembra di entrare in una piscina quando lo mettete, e soprattutto combinato alle cure che facevo era veramente tanto tanto forte. Ho gentilmente chiesto di sostituirlo con qualcosa, è pieno, purtroppo è il secondo che compro, però troppo, too much. Quindi adesso sto usando questo qui di Avène, che va un pochino meglio. Ora vi faccio uno zoom esclusivo
della mia pelle al momento. Io essendo essendo molto molto chiara, mi si vedono tantissimo le macchioline, i segni. Al momento penso di non essere più truccata, avevo sulla crema stamattina, quasi le 7 di sera, quindi insomma non ce n'è già più. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero vi sia stato utile, diciamo, sentire un'esperienza, magari se state vivendo questa situazione, e soprattutto vi abbia tenuto compagnia. Se il video vi è piaciuto lasciate un thumbs up, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi, io vi aspetto anche su Instagram dove ci sono sempre aggiornamenti live. Fatemi sapere se anche voi siete magari in questa situazione, avete avuto delle esperienze simili. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!